considera l'università, l'università pubblica, il luogo centrale per la formazione del pensiero. E l'università significa luogo di rispetto, luogo di dialogo, luogo di cooperazione, luogo non di competizione, ma luogo di riuscire a trovare una sintesi insieme e quindi andare avanti. Oggi io penso che le discipline sono sempre più interdisciplinari, che devono parlarsi e lavorare tra di loro. Oggi l'università deve per forza lavorare insieme ai comuni, immaginare insieme i comuni di riferimento, insieme ai dipartimenti, le città che noi vorremmo essere nel futuro. Dobbiamo sviluppare progetti sulla mobilità, dobbiamo sviluppare progetti sull'abbassamento delle polveri sottili, dobbiamo sviluppare progetti industriali di visioni nuove. E il Politecnico è al centro, senza dubbio, di questi cambiamenti, e lo devono essere tutte le università. Le università in Italia hanno segnato la storia, hanno segnato i grandi dibattiti, hanno segnato anche proposte e riproposte, contrasti, hanno segnato, penso alla sociologia a Trento, penso alla Statale di Milano, alla Federico II di Napoli, a Roma, hanno segnato il dibattito anche pubblico dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, e devono continuare a farlo. Io penso che oggi, se le istituzioni si riescono a parlare nel miglior modo possibile, si vede che insieme possono cooperare e ottenere risultati straordinari. È ancora poco l'investimento che il nostro Stato fa in ricerca, in formazione, e deve aumentare. In Europa in percentuale rispetto al PIL siamo ancora molto sotto, e dobbiamo assolutamente crescere e investire di più, perché uno Stato, a secondo di dove va a mettere i soldi, significa che è lì che vuole andare a investire, e che tipo di Stato, che tipo di nazione vogliamo essere e vogliamo diventare. E per me una nazione che deve investire sui giovani, sui propri ragazzi, nella scuola, nell'università, nella formazione, nella ricerca, perché poi è nella ricerca che si riescono a sviluppare i progetti che ci rendono finalmente tutti innovativi, e riusciamo a creare quel valore aggiunto che sia fondamentale per tutte le società e per tutta la nostra società. E quindi l'università per me è davvero uno dei centri dell'intelligenza del nostro paese, che troppo spesso non è usata per come deve essere usata dalle nostre istituzioni. Dobbiamo fare tutti molto di più e riuscire ad entrare in una logica culturale totalmente diversa, dove all'interno di questi luoghi c'è il dibattito, c'è la formazione, c'è la cultura, c'è la cooperazione, c'è l'applicazione dei progetti che vengono discussi, che vengono elaborati all'interno dei dipartimenti di ricerca. Immagino il dialogo con gli assessorati, immagino il dialogo con le imprese, e tutti insieme, mettendo al centro gli studenti, mettendo al centro i ricercatori, tutti i professori, possiamo far sì che la nostra società si trasformi, muti, perché sono d'accordo che prima lo diceva la dottoressa, che noi siamo una società di assoluta trasformazione e mutamento, e dobbiamo riuscire a gestire queste trasformazioni, questi mutamenti, perché sono altrimenti saranno loro.